Buonasera, siamo alcuni dei componenti della commissione speciale istituita per trattare tre temi d'urgenza economicamente rilevanti: lo sblocco dei 40 miliardi di debiti dello Stato nei confronti delle imprese, il decreto interministeriale sugli esodati e la destinazione d'uso dell'8 per mille. L'istituzione d'urgenza di questa commissione ovviamente è la prova di quanto sia importante e indispensabile istituire commissioni permanenti da subito, perché il Paese ha bisogno appunto che vengano trattati in particolare anche questi temi economici. Il Movimento 5 Stelle si è espresso favorevolmente per l'erogazione di questo importo alle imprese, e però ha fatto in modo che nella relazione di maggioranza venissero inseriti dei punti di vista fondamentali sui quali monitoreremo costantemente. Questo soprattutto perché la relazione che era stata presentata dal governo presentava delle forti criticità che subito come Movimento 5 Stelle abbiamo evidenziato all'interno della commissione speciale e abbiamo fin da subito chiarito anche quali potevano essere i vincoli e i paletti che bisognava mettere proprio per garantire che questo flusso di 40 miliardi, per esempio, non si infognasse all'interno del sistema finanziario, all'interno delle banche, ma fosse garantito che venisse erogato direttamente alle imprese proprio perché diretto alle imprese e quindi per favorire le aziende, soprattutto tutte quelle aziende che fanno parte di un tessuto industriale che è tipico nostro italiano, quindi le piccole e medie imprese, tutte quelle aziende che si trovano proprio in difficoltà per questi crediti che vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Un altro dei punti fondamentali che abbiamo voluto fortemente che venisse inserito nella relazione di maggioranza e che proprio la relazione di maggioranza che è stata votata oggi in aula conteneva era quello che riguardava anche un principio di equità e di solidarietà proprio nel momento in cui si andavano ad agevolare queste aziende e si andava a derogare questi 40 miliardi. Un altro punto è stato quello del controllo degli istituti di credito, in modo che per l'appunto tutta la liquidità venisse riversata direttamente nell'economia reale e un'equa distribuzione sul territorio dei flussi del pagamento. Un ulteriore punto su cui abbiamo fatto un po' di battaglia e che poi è stato inserito all'interno della risoluzione di maggioranza è stato innanzitutto quello della pubblicità e della trasparenza sull'attività di certificazione dei debiti e ancora un ragionamento anche dal punto di vista della virtuosità delle pubbliche amministrazioni e degli enti a cui veniva erogato questo fondo. All'interno degli atti che abbiamo consegnato oggi nella seduta, abbiamo più volte rimarcato quella che è la nostra richiesta per quanto riguarda l'apertura di un tavolo anche a livello europeo, diciamo, in cui discutere la nostra linea politica economica, soprattutto in merito ai vincoli di bilancio imposti a livello europeo. Come già hanno detto prima di me, la manovra che oggi ci siamo apprestati a votare ci porta molto vicino a quella fatidica soglia del 3% che è prevista dal Fiscal Compact, allo sforare della quale potrebbero scattare nuovamente delle sanzioni per l'Italia. Abbiamo visto la fine che ha fatto Cipro, ci siamo trovati davanti a uno Stato che è stato conquistato, ma con nuove armi che non sono quelle classiche, ma bensì con delle armi che riguardano l'economia. Non vogliamo ovviamente trovarci al loro posto e molti partiti sono stati concordi con noi sulla necessità di sederci tutti quanti ad un tavolo europeo e cominciare a ritrattare appunto i trattati internazionali, quali per primo quello del Fiscal Compact, per cui vi terremo comunque aggiornato su tutti gli sviluppi. Grazie. Ciao dalla Commissione Speciale. Ciao. Ciao.